Il Signore vuole delle persone decise, sia nel rifiuto come nell'accettazione. E poi Gesù continua e sottolinea questo aspetto importante. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quante volte il Signore ce l'ha detto: senza di me non potete far nulla, senza di me non riusciamo. Noi dobbiamo costruire la nostra vita, in questo caso la nostra conversione, sulla roccia, e la roccia è il Signore. Quando la casa è costruita sulla roccia, la pioggia, le intemperie, la casa rimane solida, ma se non è costruita sulla roccia, la pioggia se la porta via. Attenzione, e per noi la roccia è il Vangelo, la parola di Dio, il Signore. Impariamo anche oggi questa lezione. Vediamo come è la nostra conversione, a che punto siamo nella nostra conversione. Se siamo decisi, se apparteniamo pienamente, totalmente al Signore. Si ama Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima. Non c'è uno spazio, un picco che non appartiene al Signore. Tutto deve appartenere al Signore. E quindi ancora una volta un augurio di buon cammino per la nostra conversione. Sia lodato Gesù Cristo.